Aveva dei forti dubbi. Il mio editore YouTube a cura DVB. Surgis arrivò un'ora prima nella cappella dove si teneva il seminario. Come Don Mario aveva anche lei dei forti dubbi sulla sua fede, si chiedeva: perché rimango in una casa che dicono di Dio se sento Dio dentro di me? Forse mi sono fatta suora per opportunismo, quando è morta mia madre. Si lanciava spesso in questi pensieri e si chiedeva che cosa avrebbe potuto fare se non fosse stata suora. Avrei potuto laurearmi in ingegneria, ma perché non l'ho deciso a suo tempo? Perché ho preso il velo proprio per avere la possibilità di seguire gratis un corso di studi più facile, si rispondeva. Cercò con lo sguardo nella cappella ancora vuota qualcosa che la distraesse da quei pensieri. Il tabernacolo non le bastava più. La quercia immensa che si intravedeva oltre le vetrate d'arte. Sì, ecco che cosa ci voleva. La quercia le suggeriva una tranquilla vita parallela, dove avrebbe potuto spaziare senza madre superiora, senza l'angustia delle consorelle. Pensò alla vita libera che le suggeriva la quercia e ricordò il monopattino di legno che le aveva costruito il padre prima di morire, quando l'aveva portata in braccio in cantina, dove aveva sgombrato un tavolaccio e l'aveva fatta sedere su un grande foglio di carta. Il padre aveva continuato a lavorare al monopattino, che era ancora troppo grezzo perché attirasse l'attenzione della piccola Adalgisa. Ogni tanto interrompeva il lavoro per misurare le ruote gommate e il manubrio. Poi quella sera, quando la futura Sorgisa era a letto, la mamma le chiese: «Vorrai più bene a me o a papà quando avrà finito il tuo monopattino?» Adalgisa non rispose e la mamma scosse la testa. «Mi risponderai quando tuo padre avrà finito il monopattino e te lo avrà regalato», disse. Adalgisa era nata in una famiglia che doveva pensare sempre alla spesa e per questo si era fatta suora. Adesso sedeva nella cappella dove era atteso Don Mario. Nelle sedie intorno erano sparpagliate altre suore. Il catechista quando arrivava? Don Gisa ricordò quando la madre le aveva detto che il padre era morto il giorno dopo. Per farla distrarre, era entrata in un grande emporio e le aveva comprato una bambola di plastica con un vestitino celeste che lei faceva galleggiare nella vasca da bagno. Don Mario arrivò con un breve ritardo e si scusò.